Maurizio Variano, si parla di Serenata, di questa quinta rassegna che si svolge sabato 14 luglio a Rocca Mandolfi. Beh, certamente sì, la rassegna delle Serenate ormai è un cult della nostra regione che comunque abbraccia anche altre regioni. Quest'anno al di fuori del Molise ci sono altre regioni quali la Basilicata con il gruppo dei Fistenid, ci sono due gruppi del Gargano, quindi i cantori del Gargano, poi c'è un gruppo Gli Sprovvisti da San Giovanni Rotondo, ci sarà un altro gruppo da Eboli, insomma è una rassegna molisana che si sta espandendo in tutta Italia, perché le Serenate non sono solo praticamente un cult, ma non sono solo la tradizione popolare molisana, ma sono la tradizione popolare italiana. Stiamo per presentare un progetto che già è al vaglio del Ministero dei Beni Culturali e anche del Ministero della Pubblica Istruzione, proprio per ridar vita a una nazione unica, una nazione che può portare non solo cultura ma anche tantissima aggregazione. Questa è la quinta edizione, come tutti sappiamo, è intitolata a un personaggio della cultura, anche della tradizione popolare, che era il sindaco di Chiauci, purtroppo defunto proprio in occasione di una gara di serenate a Macchia Codera. Ma la si vuole ampliare anche dando la possibilità di vincere un gioiello, e di questo gioiello viene posto all'attenzione, il gioiello di Rocca Mandolfi viene posto all'attenzione anche dei gruppi che vengono da fuori, donandolo alla ragazza più bella e dedicandola a una grande del folklore molisano, a Gemma Silvestri, che è proprio una ragazza scomparsa prematuramente, che poi ha dato vita al gruppo di San Massimo, quindi le Gemme del Matese. Però mi preme anche dire questo: quest'anno c'è una giuria davvero incredibile, una giuria internazionale, dal maestro Luongo, maestro dell'orchestra della RAI, a Alex Santilli, che è un romo ma un docente universitario, a Lino Rufo, che verrà premiato alla carriera. Lino Rufo penso che lo conosciamo un po' tutti, che lo conosciate un po' tutti, ha scritto le canzoni più belle per i più grandi italiani e non solo. Abbiamo in giuria anche Benito Ripoli, il presidente della Federazione Italiana Tradizione Popolare. Quindi insomma siamo riusciti a dare un segnale molto importante, anche per dimostrare che folklore è cultura e che non è solo mangiare, bere e divertirsi. Col folklore si può fare davvero tanto, si può fare cultura. Il Molise ha bisogno di riemergere, ma soprattutto di ridare quella spinta che insomma da un po' di anni manca.